muore solo di Covid, anzi, neoplasie e malattie cardiocircolatorie continuano ad essere in cima alle classifiche per mortalità. Per questo, anche nel difficile periodo del lockdown, non si è fermata l'attività di associazioni come quella dell'AUC per la lotta al cancro, che con la sua delegazione di Umbertide ha celebrato in questi giorni il primo ritorno alla seminormalità con una cena per raccogliere fondi. Il Covid ha di fatto ridotto gli accessi negli ospedali ed ambulatori, così come scoraggiato le persone ad avvicinarsi alle strutture sanitarie per paura del contagio, favorendo una riduzione delle buone pratiche di prevenzione, che restano la prima arma contro il cancro. Il fenomeno è stato più evidente nel 2021 che nel 2020. Non meno problematica la questione del personale sanitario, l'assunzione in massa da parte del Servizio Sanitario Pubblico di figure professionali utili a tamponare l'emergenza ha svuotato le strutture private di infermieri, si pensi alle case di cura per anziani, ma anche le unità operative sul territorio, dedicate soprattutto alle cure palliative finanziate dalle associazioni. Oggi in quella, sostenuta dall'AUC ad Umbertide, mancano due infermieri. Anche quest'anno siamo riusciti a fare la tradizionale cena di primavera dell'Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, comitato di Umbertide. Abbiamo trovato, come l'anno scorso, una finestra e abbiamo sfruttata all'interno, purtroppo, del Covid. E è stata l'occasione, come tutti gli anni, per tracciare un po' quella che è stata l'attività del comitato nell'ultimo anno, in modo particolare negli ultimi sei mesi di quest'anno 2021. E noi, nonostante il Covid, siamo stati attivi sul territorio, abbiamo assistito tutti i pazienti oncologici del nostro territorio, che ripeto comprende i comuni di Montone, Lisciano Niccone, Umbertide e Pietralunga. In questi primi sei mesi del 2021 abbiamo assistito 118 persone con i nostri infermieri e con il nostro medico palliativista. E sono stati, ripeto, 118 pazienti rispetto agli anni precedenti, quando in realtà se ne assisteva 220-225. Questo perché? Perché purtroppo con il Covid molti pazienti, quelli che non avevano bisogno in modo importante della nostra assistenza, hanno preferito non avere contatti. E lo stesso vale per quanto riguarda il pulmino, ho fatto circa 2000 chilometri solo questi primi sei mesi, perché le terapie si sono ridotte, le visite oncologiche presso i centri di Perugia o di Città di Castello si sono ridotte, soprattutto in questi ultimi sei mesi. L'anno scorso in realtà sotto l'aspetto dell'assistenza siamo stati molto più impegnati. E quest'anno, in questi primi sei mesi, in realtà con le varie ondate del Covid abbiamo avuto un calo di richieste, anche perché non c'è stata la possibilità di fare prevenzione e non ci sono stati esami diagnostici, quindi molti casi di tumore sono rimasti latenti. E questi ce li ritroveremo, mi auguro di no, ma ce li ritroveremo tutti, diciamo, nei prossimi mesi. E come associazione anche questa sera abbiamo avuto un buon successo, è venuta tanta gente, siamo riusciti quindi a chiudere questi primi sei mesi del 2021 anche con questa cena. Quest'anno è un anno importante per il nostro comitato, perché si compie 35 anni di presenza sul territorio, siamo sempre in cerca di infermieri e quindi se c'è qualcuno che conosce, che ci può indicare o che può comunicare con degli infermieri e anche in pensione, che sono disponibili a venire a lavorare con noi, ripeto, a lavorare nel senso che
noi siamo dei volontari, tutto il gruppo che questa sera ha operato per la buona riuscita della cena sono volontari, ma tutti gli altri operatori, dagli infermieri ai medici, sono dei professionisti che vengono pagati direttamente dall'associazione. Quindi se c'è qualcuno che è interessato a svolgere un'attività lavorativa per questa associazione, diciamo, a livello di cure sul territorio, domiciliari, si faccia vivo al nostro sito internet, ai nostri numeri che potete trovare diciamo in internet o comunque anche sulle nostre brochure, perché noi abbiamo necessità di reintegrare il gruppo, soprattutto degli infermieri, perché i medici per fortuna ne abbiamo, ma abbiamo bisogno degli infermieri, almeno un paio di infermieri, ecco, da qui alla fine dell'anno noi abbiamo bisogno di reintegrarli. Quindi, ecco, se c'è qualcuno interessato, si faccia vivo, perché oltre che logicamente a trovare un lavoro, ci darà anche, come si vuol dire, un importante supporto per le terapie domiciliari che la OCC sta portando avanti da oltre 25 anni. Presenti alla cena anche le istituzioni, con l'assessore Sara Pierucci, che ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto dal mondo del volontariato, oggi partner imprescindibile di chi amministra le città. L'amministrazione cerca di essere sempre presente e di supporto alla OCC, anche se siamo tante le volte noi che abbiamo bisogno delle persone che appunto fanno parte dell'associazione. Quindi un caloroso, appunto, dico, ringraziamento a tutte le persone che hanno aiutato la nostra cittadinanza, soprattutto in questi ultimi 2 anni.